Allora, adesso sono finalmente arrivato alla seconda tappa del Cammino di Santiago, ovvero Roncisvalle, e adesso vi racconto com'è andata la giornata. Praticamente siamo partiti alle 5:40 da Saint-Jean-Pied-de-Port in direzione Roncisvalle. Questo è il punto iniziale del Cammino di Santiago, quindi adesso si inizia veramente. E già dai primi chilometri la salita era abbastanza importante, e però allo stesso tempo il paesaggio era stupendo. Poi abbiamo proseguito, infatti siamo saliti ancora e allo stesso tempo ho incontrato la prima persona un po' particolare, ovvero uno che veniva dal Tibet, un tibetano, che praticamente ha iniziato a fare dei discorsi. È stato molto filosofico, non ho ancora compreso al 100% quello che mi ha detto, però ci lavorerò sopra. E niente, poi invece arrivati fino in cima è iniziata la discesa effettiva, che quella è stata super tosta, forse ancora peggio della salita. La prima indicazione che ci dice quanti chilometri mancano Santiago. Ok, la discesa è tipo super ripida e la senti tantissimo sulle gambe, è una roba impressionante, soprattutto dopo 22 chilometri già fatti, quindi tostina, tostina. Ho abbandonato il mio carissimo amico bastone, era inutile. Poi finalmente siamo arrivati qui a Roncisvalle, sfiniti, perché mi facevano male le gambe, ma soprattutto le spalle qui per colpa dello zaino, e per fortuna siamo riusciti a trovare posto, non ci credevo, ma l'abbiamo trovato, quindi adesso vi faccio anche il tour della camera e del posto qui, che comunque è abbastanza carino, c'è anche questo prato verde, strafigo, e stasera niente, mangeremo qui e poi si andrà a letto. E quindi ci vediamo col video di domani, la tappa numero 3, dove arriveremo a Zubiri, se non erro. Quindi al prossimo Daily Vlog.